Bella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Docti e siamo finalmente tornati, e già! Quindi oggi cosa faremo? Risponderò alle vostre domande più frequenti che mi avete fatto nel corso di queste settimane, cercando di darvi le risposte più esaustive possibili. Per prima cosa però, come al solito, vi chiedo di lasciare un bel like qua sotto e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Bene, cominciamo! Ragazzuoli, come prima cosa vi devo dire che vi lascerò delle schede qua sopra da compilare per quando volete delle live, quindi è un piccolo sondaggio, rispondete così finalmente magari in questa settimana riprendiamo con le live. E faremo anche altri contenuti oltre a FIFA, perché ho trovato certi diversi giochini e quindi ne proveremo un pochettino a livello calcistico. Poi se vogliamo fare altri generi, invece, me lo scrivete sotto nei commenti e cercherò di provvedere. Bene, la prima domanda che mi avete fatto in tantissimi è la seguente. Ehi Doc, ma dove è finito Lewandowski? Allora ragazzuoli, Lewandowski è finito nel cestino. Perché? Perché praticamente oltre ad essere stato depotenziato, è stato potenziato Ronaldo. Oltre a quello, Lewandowski aveva un valore leggermente più alto quando l'ho venduto di Ronaldo e quindi è andata così, ragazzuoli, c'è poco da fare. Però sappiate che grazie a quelle trattative, tutte queste cose qua che ho fatto, bene o male sono riuscito ad arrivare a questa forza, che non è pochissimo. In più ho già 4, anzi 505. E appena prenderò il terzino destro 106, avrò la difesa veramente mostruosa, perché avrei 106, 104, 105, 106, 104. Il che non è per niente male. Quindi la decisione è stata per questo, per farmi un po' di soldi e perché in generale Ronaldo era stato potenziato e Lewandowski depotenziato. Quindi automaticamente era diventato più forte Ronaldo. E se vi state tenendo dei Lewandowski, appunto sappiate questa cosa qua. Bene, prossima domanda. Un'altra delle domande che mi fate più frequentemente è: Doc, ma quando inizia FIFA 21? E mi sa tanto che non avete fatto caso a questa piccola, piccola annotazione qua sul gioco delle news, cioè che FIFA Mobile aggiornamento dispositivo. Se è un dispositivo Android con sistema operativo precedente a 6.0 o un dispositivo che non soddisfa le specifiche minime, non potrai giocare a FIFA Mobile dopo il 2 novembre. Perché, ragazzuoli? Perché dopo il 2 novembre si passa da FIFA Mobile 20 a FIFA Mobile 21. Quindi la stagione finirà esattamente il 2 novembre. Quindi non ci sarà un prossimo pastel, il POTM nemmeno, non ci saranno forse neanche delle nuove icone. E probabilmente ci sarà soltanto e unicamente un nuovo evento di precampionato come ogni anno per decretare quali ricompense poter portare nella stagione successiva e quali no. Quindi spero di essere stato esaustivo anche sotto questo punto di vista. Soprattutto, ragazzuoli, come scritto qua, fate attenzione al vostro sistema operativo del telefono. Soprattutto se state per comprarlo, cercate di prendere un telefono che sia compatibile con questo gioco, perché sennò altrimenti vi ritroverete a non poter fare delle cose come il confronto e il versus attacco. Ed è una cosa davvero, davvero pessima. Bene, ragazzuoli, passiamo alla prossima domanda. Una delle domande più frequenti che mi fate è: dove posso arrivare nel percorso giocando l'evento completamente? Cosa che ho già spiegato nel video precedente dove spiegavo appunto l'evento, ma vi faccio un riassuntino. Potete finire tutto quanto il primo percorso o sopra o sotto, è assolutamente indifferente, in base alla vostra fortuna nei migliori prospect, cioè nei pezzi di torta, quindi se vi escono, cioè nelle fette, se vi escono più volte i 50 punti prospect, riuscirete ad arrivare anche fino qua e prendere 2 al 100 con il più 11, quindi non è malissimo. Però non sono sicuro che si riesca poi a fare anche i 1000 punti per il 104, cosa che sarebbe davvero fantastico, ma non credo. A differenza vostra, io ho avuto molta molta sfortuna e quindi molto probabilmente riuscirò ad arrivare solo fino a qui o poco più in là, perché cercherò di prendere anche un 99 o anche entrambi i 99. Perché? Perché hanno già i gradi al 10, quindi cosa farei? Trasferirei i gradi, questo qua dell'attaccante, a Ronaldo, lui a Kimmich, perché appunto sono gli ultimi due che non sono al 10 della mia squadra, e ovviamente li venderei, se non valgono niente, li userò come XP.
E bene o male l'evento finisce qui, raga, cioè si arriverà più o meno, forse ancora un po' più avanti, però se si piglia già uno di questi o entrambi, forse si riesce a prendere ancora due casellette, ma niente di più. Invece se non prende quei due, potrebbe essere molto 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 probabile che se avete comprato magari con delle gemme, dei punti, e avete avuto molta fortuna, si riuscirà ad arrivare anche ad avere il 104, cosa che dovrebbe essere molto buona perché sono ancora di alto valore a livello proprio di crediti, quindi sarebbe un'ottima mossa. Bene ragazzuoli, passiamo alla prossima ed ultima domanda. Una delle domande più frequenti che mi fate in assoluto è: Doc, quando ritornerai a giocare con noi, a fare delle live, a fare più video, tutte queste cose qua? Bene ragazzi, questa qui è la settimana della nostra partenza, ricominceremo alla grandissima finalmente con sia FIFA che con altri tantissimi giochi, quindi scrivetemi sotto nei commenti se volete qualcosa di specifico, perché io due o tre idee ce le ho già da mostrarvi per vedere se vi piacciono, se poi non vi piacciono non continueremo la serie, ma appunto ne parleremo nei prossimi video. Per adesso è tutto, un ciao ciao da DocDi e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Ciao ciao da DocDi, ciao ciao.